Il settore universitario calabrese certamente sta affrontando un momento di crisi, ma nel nostro caso può vantare diverse eccellenze. Lo ha detto l'assessore regionale alla cultura, Mario Caligiuri, in occasione della presentazione a Catanzaro del libro Il sistema universitario calabrese tra scelte di mobilità degli studenti e strutture economiche degli Atenei, edito da Rubbettino con il contributo della Fondazione Agnelli. All'incontro hanno partecipato i rettori dell'Università di Catanzaro, Aldo Quattrone, dell'Unical, Gino Crisci, Matteo Turri, uno degli autori del volume che ha analizzato i quattro Atenei calabresi, e Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Non possiamo fare sviluppare la nostra regione senza l'aiuto determinante di tutto il sistema formativo. Basti pensare che sono quasi 300.000 gli studenti che frequentano la scuola e sono quasi 60.000 quelli che frequentano l'università. Sono numeri imponenti e dalla formazione di questo capitale umano dipende il futuro della nostra regione e anche del nostro paese. Gavosto ha evidenziato quali sono i motivi principali per cui gli studenti, il 36%, va fuori a frequentare un'università. Il principale motivo, ha sostenuto, è la ricerca di un corso di studi che in Calabria non c'è. La maggior parte degli studenti calabresi va a Messina, il 30,9%. Uno studente su quattro decide di lasciare il territorio per andare a studiare altrove, ma il 64% circa che decide di rimanere è un aspetto assolutamente positivo. Però da qui bisogna partire perché sempre di più ne rimangano. Torniamo al tema delle strategie. Quali competenze vogliamo offrire a coloro i quali frequentano l'università in Calabria? Quali sono le competenze più coerenti con le caratteristiche che la regione Calabria può offrire? Ecco, torniamo al tema delle strategie, cioè quindi avere dei progetti sulla base della situazione e dello stato dell'arte. Noi facciamo già un miracolo mantenendo uno standard qualitativo elevato, comparabile a quello di università che fanno pagare 4 volte più di tasse rispetto a noi e ottengono dallo Stato risorse per molti e molti milioni di euro in più. È necessario che la Regione e l'Università siano insieme per esprimere al Governo il disagio e le gravi sofferenze in cui versano le università calabresi, soprattutto dal punto di vista economico. Non siamo tutti uguali. Io dico, non voglio fare il solito piagnisteo, noi del sud, no? Le piangiamo, e vogliamo essere trattati esattamente come gli altri. E poi andiamo a fare la sfida, questo vogliamo dire. Quando siamo sulla linea di partenza, fateci partire tutti uguali.